Buongiorno ragazzi, questi ragazzi sono stati benvenuti in mio questo nuovo video. E parlare un po' che sono solo, non so che cosa dobbiamo fare, e fare un po' della Juve, anche se vedo che gli ascolti sono da merda. C'è un po' di cantina. Comunque ragazzi, cosa ne pensate di questo, diciamo, quasi calcio mercato della Juve, che sta acquistando giocatori ma non ci siamo, non ha preso ancora nessuno, il giocatore forte ancora è arrivato. Ci aspettavamo un Sanchez, un Ferreira, ma ancora niente. La rotta, non cominciamo l'anno scorso che poi non ha preso nulla. Sì, è bello vincere, dai, perché onestamente abbiamo vinto 3 scudetti di seguito. L'anno scorso abbiamo fatto 100 dei punti, e di cazzo. Ma quando ora voglio vincere con la gente, ragazzi, paura, la gente. Ci sono giocatori forti. Comunque, parliamo di una cosa che ci sto a molto al cuore. Dicono che si deve vendere, che voglio, il Real vuole o Pogba o Vidal, ci sono sirene per molte per Vidal per 75 milioni di euro. Io arrivando a questo punto forse lo venderei, però cazzo, vendendo Pogba 75 milioni più i soldi delle vittorie dello scudetto e delle supercoppe, li metti insieme e ti prendi due o tre colpi. Se no Pogba non si muove. Oppure io la penso così: per fare un'ottima squadra, per fare bene in Champions, non bisogna vendere i talenti. Se no che cazzo fai? Ti vendi un talento e ti compri un altro talento? No, ti vieni i giocatori buoni come Vidal e Pogba e te ne compatti 2-3 buoni, e poi poco ti fai la squadra buona, perché è inutile vendere Pogba per acquistare un altro giocatore forte, siamo sempre lì. Io i giocatori sinceramente, come lo sanno che non mi piace, sono vado in vendo, fa una cosa come al suo mercato, vendi 5 e paghi 3 Pogba, scusate, vado in Isla, Peluso, Giovinco, Quagliarella, in 5 non prendiamo un 20 milioni di euro, 5, ah, penso 20 milioni di euro ci arriviamo, credo che Sanchez si aggiri su 28-30 milioni, ma pure di meno. Pereira, a me Pereira pure mi piace molto, è arrivato questo giocatore su alto, ma che poi non giocherà perché sarà tenuto impresso dal Genoa ancora, perciò ancora non ci siamo. Io acquisterei Damian, che mi è piaciuto tanto, pure ce lo sa anche i giocatori nei mondiali che mi sono piaciuti tanto, ma si sa, Marotta non acquista nessuno se non vede gratis. Marotta non vende nessuno, Marotta acquista, se no non fai niente. Se no veramente mi muoio con questa passione della Juve, lo scudetto che la Juve vuole vincere, lo scudetto. Sempre scudetto, onestamente, scusate. Sempre scudetto, bene. Sì che ce ne abbiamo 32. Anche nelle poste di puntate, di ragazzate, sulla terza stella, mettiamo quando gli altri erano alla seconda stella, anche. Compra i giocatori buoni, comprali. E non ti pensare con Drogba, sì, è un ottimo giocatore, è un grande giocatore, ma alla sua età avevamo un giocatore che si chiama Alessandro Del Piero, e tu l'hai fatto andare a Del Piero, no? Il capitano. Fra Del Piero e Drogba, io mi tenevo Del Piero, ricordate, mi tenevo Del Piero. Poi ci sia un difensore pure buono, forse di Bonucci, sì, Bonucci può essere un buon giocatore, a me
mi piace pochissimo. Che fa, vabbè, non parliamo del Bonucci. Speriamo che l'Ixtiner rinnovi, perché è un giocatore che corre come il treno svizzero, corre tantissimo, è un giocatore forte, che piace, mi piace l'Ixtiner. Che cosa posso dire? Guarda, faccio sempre i saluti, iscrivetevi al mio canale, per favore, se il video vi è piaciuto, se vi sto iniziando a piacere, pollicione in su, se il video non vi piace, pollicione in su, commentate. Comunque, se volete iscrivervi sulla pagina di Facebook, Io e Storia di un Grande Amore, o sul mio gruppo di Facebook, sempre Io e Storia di un Grande Amore, gruppo di Facebook però, iscrivetevi, più gli iniziamo meglio è. Ora voglio salutare due amici che sono sempre in tutti i video. Questi amici mi hanno imparato a fare, diciamo, dei video. Sono Gabriele Simon, il Gobbo, anche voi iscrivetevi in quel canale che è bravissimo a fare video, e Daniele, iscrivetevi al suo gruppo, il suo baluardo. Anche iscrivetevi nel gruppo Cuba Scirea, grandi amici, fanno molto video, sinceramente molto meglio di me. Io per ora mi sto, diciamo, dilettando a fare video, non so se vi piacciono, speriamo, che vi sto simpatico. Vorrei dire qualcosa sul mondiale, anche se non c'è niente sulla Juve, però vorrei dire qualcosa sul mondiale. Tutti attaccano la Juve, ma che cazzo attaccate la Juve? Buffon per me è stato buono. Con l'Uruguay ha fatto due interventi eccezionali. Barzagli ha giocato benino. Perciò, perché attaccate la Juve? Per me, grazie a Dio, Prandelli se n'è andato, perché Prandelli non capiva un cazzo, non ha capito mai un cazzo. Mi convoco Cassano, che poi si permette a dire Cassano che l'unica partita vinta è stata quando non ha giocato Buffon. Vabbè, ha parlato Cassano, è saga verità. E chi cazzo? Cassano ha parlato, il genio del calcio, quello che ha vinto tantissimo, quello che viene buttato via dalle squadre. Però è stato accusato dal Bari, da Roma dal Bari, 2-3 anni a Roma, e l'hanno mandato a Madrid. A Madrid l'hanno regalato, se ne è fatto un bisonte. E è andato alla Samp. La Samp l'ha fatto scappare via al Milan, all'Inter, là. Comunque, un giocatore così parla male di Buffon, che dice: ah, Cassano, non toccare Buffon, il numero uno, non si tocca Buffon. Comunque, spero che questo mondiale lo vinca, sinceramente io il Brasile tifo, non tifo, né, sinceramente ieri l'Argentina non mi è piaciuto come ha giocato. Speriamo che se lo ottengo fra il Brasile o Francia, o anche l'Olanda mi sta anche molto simpatico, l'Olanda sì. Purtroppo dovevamo fare bene, dai, dovevamo fare benino in questo mondiale, la squadra c'era, cos'è stato Prandelli a non metterla bene in campo. Dai, perché si era fissato con Balotelli a far giocare Balotelli sempre titolare. Metti Cerci, metti Immobile, metti Insigne. Perché abbiamo fatto un mondiale così, uscire così non è bene, fa male uscire così, ragazzi. Fatto male. Ora non vedo l'ora che inizi il campionato per vedere quelle nuove belle maglie bianco-nere. Non vedo l'ora su serio, veramente. Cazzo, l'amo un casino questa Juve. L'unica per me, guarda, se devo scegliere tra la Juve e la mia ragazza, la mia ragazza lo sa, va. Scelgo la Juve, molto meglio. La Juve non mi ha mai tradito. La mia ragazza mi può anche tradire, non si sa mai. E perciò vi dico, per questo io sono tifoso, però sono tifoso sportivo, eh? Non sono uno di quei tifosi che attacca, che insulta. Giustamente, se vogliono tifare per la Juve, per il Milan, per l'Inter, ok, mi piace chiacchierare con loro, perché ho amici anche
amici interisti, milanisti, napoletani, tanti amici di cui mi piace molto parlare con loro, che sono anche sportivi. Che questo deve essere il vero calcio. Il calcio deve essere sport. Sport per avvicinare le famiglie, no violenza. Basta con le violenze, basta con tutto, dai. Bello, bello prendere la propria famiglia con i propri bambini e andare allo stadio per vedersi una bella partita. Purtroppo non si può perché c'è sempre dei tempisti, piace fare bordello, piace fare cattiveria. Certe volte muoiono anche dei giovani, purtroppo, dai. Però voglio dire no, no alla violenza, ragazzi, no alla violenza. Non ne vale la pena morire per una partita. Non ne vale la pena. Bisogna andare allo stadio per divertirsi, per tifare. Sì, gli spottò ci devono essere sempre, perché senza spottò sarebbe una partita morta. Ma basta. Fine, appena fischia l'arbitro, al 90esimo, basta. Fine lì, si ritorna a casa. O la sconfitta o la vittoria. Basta, no, provocare lì, dico, perché non serve a niente. Ragazzi, non serve a niente, ognuno deve fare per chi vuole lui. Basta. Con la violenza, basta con sta cazzo di violenza. Viva lo sport! Questo abbiamo noi, la cosa più bella che c'è, il calcio. Non la distruggiamo, ragazzi. Non la distruggiamo. E viva sempre lo sport pulito. Ora con questa cosa vi saluto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su. Anche se sto prendendo pochissime iscrizioni, 4-5. Forse neanche più continuo a fare video perché mi mandano in pensione prima. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Una cosa, iscrivetevi al canale, sempre solo Forza Juventus! Sempre. Sono 32, un altro anno, forse 33. Ciao cari.